Aspetta. Incredibile, avete visto la notifica? Non ci avete creduto, è uscito un video. Non è vero, è vero, è uscito un video. Ma questo saranno quei tipo quei video messaggi che poi ti propongono qualcosa tipo truffa, phishing, sta roba qua. Perché non carica i led qua? Devi diventare arancione! Applauso! Benvenuti in questo nuovo video incredibile! Siamo tornati a fare finalmente una registrazione di un assemblaggio, di questo assemblaggio. Vai. E indovina un po', non ho fatto io incredibile. manca andata a zappa si piedi così. Allora ragazzi, le immagini che state vedendo in questo momento riguarda appunto i componenti che abbiamo utilizzato per assemblare questo PC, componenti che ci ha portato interamente il cliente e noi abbiamo fornito solo il servizio di assemblaggio. Esatto. Quando ci chiedete sempre, ma assemblate componenti non venduti a voi? Certo, noi alla fine siamo dei mercenari, voi ci pagate e noi assemblate. È così. Allora, scherzi a parte, sennò dopo pensate pure che siamo poco seri, non è vero. Il cliente ci ha portato tutti i pezzi, noi anzi Stefano gliel'ha assemblati, adesso vedrete il video di come questo PC è stato assemblato e questo è il risultato finale. Ma io direi, facciamogli vedere direttamente... Ma senti, facciamogli vedere tutto, poi voi alla fine di questo video, nella facciamo descrizione... Facciamo delle considerazioni. Facciamo le considerazioni a fine video. Allora, diciamo due o tre cose importanti. La prima è che mi fa piacere vedere che Stefano si ricorda come si assembla con la telecamera accesa. Ogni tanto. E già questa è una prima cosa. Seconda, io devo sempre fare il ruolo, quello un po' rompipalle, quello che dà fastidio, quello che non sta mai bene niente. E infatti dirò che questo PC ha, secondo me, delle criticità. Il cliente ha scelto da solo e è andato mediamente bene. Però se proprio dovessi fare quello pignolo, rompipalle, cioè il Fabio della situazione, direi che... Io personalmente non avrei scelto un alimentatore ROG, non per il fatto che è ROG, ma per il fatto che è un bel alimentatore figo col display, poi mi scegli un case dove il display non mi si vede. Poi magari mi hai messo una scheda madre Prime, che per carità sì, però quei soldi che sono in più per il display li potevamo mettere sulla scheda madre. Allora, secondo me, e qui faccio invece l'avvocato di questa build, in realtà, il cliente si è portato avanti... con il discorso alimentatore, vedendo che magari la differenza tra una 3080 e una 4090, che magari è la sua ambizione, cioè però pure là, perché non mi prendi una 4070 Ti? Perché ancora non era uscita, purtroppo al momento che stiamo registrando le 4070 si cominciano a trovare sui scaffali solo da un paio di giorni, ma i pezzi gli saranno arrivati molto prima. Devo dire che... Cambia qualcosa qua, sono lì perché è qualcosa di indecente. No, il fatto che abbia preso un alimentatore, in questo caso, vabbè, certo, si è lasciato pure un po' prendere dal fatto che è un bel alimentatore perché c'ha il display, anche se in questa build non si vede. Lo so, gli occhietti quando si strizzano, questi occhietti danno, diciamo che attirano proprio... Però, di fatto, quello lì è un alimentatore, la versione 2, quindi ha l'attacco predisposto per le schede video di nuovissima generazione. Quindi, ma non l'ha comprata! No, però secondo me ha fatto una build in grado di
dissipare bene, avere lo spazio adeguato, avere una build all'altezza, anche il processore e tutto il resto, e un alimentatore che gli consenta di, ma perché, ma comunque ad oggi è difficile fare una build di fascia molto alta tutta in blocco. Te ne dico un'altra ancora più proprio da pelo nell'uovo: mi scegli delle ventole con l'anello frontale, col ring, chiamatelo come vuoi, sapendo che però tre vanno messe in missione. Quindi se mi metti la ventola in missione, e voi lo state vedendo in questo momento, dovendo mettere delle ventole in missione, il ring mi va a finire su. Però lì invece io vado a difendere la build e dico: purtroppo il cliente quando ha acquistato, sì, quando ha acquistato, è una marchetta questa, quando ha acquistato, purtroppo lì pecca un po', ecco, l'inesperienza, il non sapere, o magari il non vedere quella piccolezza che in questo caso fa la differenza. Probabilmente il futuro upgrade di questa build, oltre al fatto che magari fra un anno sostituirà la scheda video, sarà anche quello di aggiungere, sotto nostro consiglio, ulteriori 4 ventole della stessa tipologia, perché per finire bene questo build, in questo, per dare insomma il giusto valore a questo case, perché è un grandissimo, bellissimo case, mancano 4 ventole, 3 sopra e una dietro, che almeno fanno un effetto unico, siccome comunque è possibile farlo, un effetto unico per completare al 100% questa build. Chiarito che io e Stefano non siamo mai d'accordo, questo per definizione, però ci interessa molto sapere cosa voi pensate di questa build, come l'avreste migliorata, a parità del budget, non fate i furbi, perché se mai cominciare a dire mettevi una 40-90, siamo capaci di tutti così, basse, certo. A parità di spesa totale, che modifiche avreste fatto? Qui sotto nei commenti potete scrivere, potete sbizzarrirvi, potete fare quello che volete, naturalmente scrivete la vostra, date anche un senso alla vostra risposta, perché poi ci sarà pure chi risponde 40-90, invia. Vi preannuncio che il prossimo video, o comunque uno dei prossimi che vedete su questo canale, perché sì, ce ne saranno altri, sarà con un O11 Dynamic, un'altra volta, perché ce l'hanno portato un altro oggi per assemblarlo, e facciamo il video pure con questo. Fra 6 mesi vedrete un altro video, che so che sarà uscito in produzione nel frattempo. Comunque ragazzi, se vi è piaciuto questo video nel frattempo lasciate un bel like, condividetelo se potete condividerlo con tutti, c'è un vostro amico che dice devo fare un PC, ma da chi vado? Condividi, fagli vedere comunque sia, guarda che assemblaggio che abbiamo fatto, guarda che robetta, che roba buona. E non ci resta che lasciarci e dirvi ci vediamo al prossimo video.